Uno dei problemi emersi nella discussione di oggi è stato quello della crescita della produttività di cui l'Italia ha molto bisogno. E io direi che per quello che riguarda questo aspetto viene a mio parere sottovalutato il nesso che esiste tra crescita e produttività, che va nella direzione opposta a quello normalmente ipotizzato, cioè la produttività tanto più facilmente cresce quanto più il sistema economico nel suo complesso vede crescere la domanda aggregata e quindi il prodotto, e quindi le imprese sono incentivate a investire e anche a rischiare in processi innovativi. E in Italia io credo che la mancata crescita della produttività che abbiamo visto nell'ultimo decennio sia da collegare da un lato a un forte peggioramento nella distribuzione del reddito, che ha fatto non crescere o addirittura diminuire nell'ultima fase i consumi privati, e dall'altro alle politiche macroeconomiche di rientro dal debito e quindi avanzi primari, che anche loro hanno contribuito negativamente alla crescita della domanda. Quindi credo che ci sia un problema di far ripartire la domanda interna, e che a questo può dare un contributo una politica dei redditi finalizzata a una redistribuzione del reddito più favorevole ai ceti bassi e al lavoro dipendente.